schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch per passare i veicoli dal primo personaggio al secondo personaggio. E qual è l'utilità? L'utilità è che se magari si ha già un personaggio creato, non so, a rango 50, 40 e comunque non si hanno tutte le modifiche sbloccate di un veicolo, possiamo passare un veicolo dal primo al secondo personaggio e viceversa, e dal secondo al primo. Allora, per fare questo glitch abbiamo bisogno della macchina che vogliamo passare, una sessione sola in video così non c'è romper cazzo nessuno, una tanica di benzina e il gioco è fatto ragazzi. Allora facciamo una bella pozza di benzina come per il glitch dei soldi qui davanti alla base operativa e nulla. Dopo che abbiamo fatto una bella pozza di benzina, ovviamente dobbiamo fare una bella riga in maniera tale da creare una miccia, diciamo che ci dia il tempo di poter andare alla base operativa ragazzi. Quindi adesso andremo a vedere come si svolge il glitch. Una volta fatta una bella riga ragazzi, andiamo sull'auto e cospargiamo il veicolo di benzina. Allora ragazzi, mi raccomando, l'ho detto anche nel glitch dei soldi, fate sempre attenzione a non finire mai la tanica di benzina, o meglio cercate di ricaricarla ogni tanto. Quando pensate che stia per finire, la prendete e la ricaricate, per il semplice fatto che una volta che l'abbiamo finita, dopo dobbiamo andare da Ammunition a ricomprare l'intera tanica. Invece in questo modo ricarichiamo semplicemente la tanica e ci risparmiamo di andare da Ammunition. Per questo io tante volte prendo e faccio ricarica per non rimanere senza benzina ragazzi, anche perché sennò sarebbe una bella rottura di cazzo ogni volta di tornare da Ammunition per comprare che una tanica di benzina. A questo punto ragazzi, quando avete fatto la miccia, quando avete cosparso l'auto e tutto il resto, date fuoco alla miccia con la pistola e vi avvicinate all'entrata della base operativa. Come vedete la miccia ha preso fuoco, aspettate, tanto lo sentirete che l'auto sta prendendo fuoco, aspettate che l'auto prenda fuoco, dopodiché premete X, tasto touchpad, e vi suicidate ragazzi, l'auto sparisce. E a questo punto passiamo al glitch. Questo è come il glitch dei soldi ragazzi, però è leggermente diverso. Quindi andiamo su cambia personaggio, invece di cambia sessione come si fa nel glitch dei soldi, si va in cambia personaggio. Andiamo nel nostro secondo personaggio e facciamo il glitch ragazzi, è semplicissimo. In questo caso andremo a selezionare il secondo personaggio. Mortacci sua quanto è brutto il secondo personaggio. Oddio, pure questo qui l'ho creato il primo a immagine e somiglianza dell'altro personaggio originale, però non gli somiglia affatto, ma il secondo è proprio brutto regà. Quindi a sto punto aspettiamo che ci carichi la sessione. A me ci ha messo un pochino, però comunque sia vabbè, ci impiegherà comunque del tempo, non pensate che pum pam. E una volta che vi trovate nella sessione avrete questo bug ragazzi, mettete il respawn ovviamente in un garage e vi troverete l'auto del primo personaggio nel secondo personaggio. Il glitch è semplicissimo, approfittatene se avete bisogno di questo glitch, se magari avete un secondo personaggio che non può modificare l'auto. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.